Ciao a tutti amici di Android Geek, oggi torniamo a occuparci di prodotti smartphone e nello specifico vi proponiamo l'unboxing e una prima accensione dell'Xperia S, ovvero il primo smartphone di Sony, non più Sony Ericsson, che è anche il top di gamma della serie Xperia Next. Vedete come la confezione stessa è molto particolare, assomiglia un po' più a quella di un tablet. E vediamo sul retro anche alcune importanti certificazioni come quella PlayStation, l'uso del Mobile Bravia Engine per quanto riguarda la tecnologia appunto del display, il sensore Exmor R che è quello della fotocamera 12 megapixel e tante altre cose. Adesso noi appunto faremo questo unboxing, vedremo cosa c'è nella confezione, quindi faremo una prima accensione. Allora, innanzitutto abbiamo il nostro Xperia S in versione black, un alimentatore quindi con ingresso USB, quindi carica batterie, le classiche cuffie auricolari che sono di tipo in-ear, quindi si presume una buona qualità, ovviamente marchiate Sony. Quindi abbiamo il cavo dati che ci permette di passare file da PC a Xperia e viceversa, ma anche di ricaricare lo smartphone. Quindi abbiamo le classiche certificazioni Sony e quelle riguardanti un po' la garanzia e manuali vari, che però non ci interessa. Prendiamo il nostro Xperia S, tiriamolo fuori al sacchettino ed eccolo qui, totalmente nero, come vedete è molto molto piacevole. Ha uno schermo da 4.3 pollici con risoluzione 1280x720, quindi è praticamente HD Ready. Sul fianco vediamo anche la porta micro HDMI, quindi potremo diciamo usufruire della funzionalità di HDMI mirroring. Da quest'altro lato abbiamo invece quella classica micro USB. Questa è la fotocamera da 12 megapixel con sensore Exmor e flash LED. Vedete, ha questa bella banda trasparente e si intravedono i tasti back, home e menu. Quindi un prodotto molto piacevole, ve lo faccio vedere anche in confronto con un Galaxy Nexus e vediamo che più o meno le dimensioni sono lì. Un pochino più spesso, però insomma siamo lì. Facciamo una piccola, o meglio, scusate, facciamo un'accensione, la prima accensione, vediamo un po' com'è il boot. Vedete, marchio Sony, quindi non più Sony Ericsson. Al primo impatto lo schermo ha un nero piuttosto profondo, pur non essendo, diciamo, basato su tecnologia AMOLED. Si parla comunque un gran bene di questo display, poi vedremo in sede di recensione. Ovviamente adesso dovrò mettermi un po' a configurare il tutto, vedete. E vabbè, praticamente vediamo se riesco a skippare il tutto. Mi dice praticamente che vuole la SIM. Comunque, questo lo faremo tra poco con calma. Questo era insomma Xperia S, di primo impatto pare essere molto molto reattivo, la batteria praticamente mi sta abbandonando, quindi non proseguo oltre. Ovviamente vi rimando alla recensione che uscirà tra qualche giorno, presumibilmente. Questo appunto era Xperia S, un saluto da Matteo di Android Geek, a presto!